Nel Vangelo di oggi assistiamo a un episodio interessante in cui Giovanni il Battista, che era con due dei suoi discepoli, in qualche modo indirizza i suoi discepoli verso Gesù. Ecco l'agnello di Dio, glielo addita in questo modo e quindi li indirizza verso Gesù e i discepoli inizieranno a seguire Gesù. Io vorrei che provassimo per una lettura pedagogica del Vangelo di oggi a immedesimarci proprio nella figura di Giovanni il Battista e in questo passaggio della sua vicenda, cioè quello di affidare i propri allievi ad altri maestri. Questo da un lato, soprattutto per chi fa l'insegnante a scuola, accade nella normalità, soprattutto nei momenti di passaggio. Cioè è chiaro che nel momento in cui si passa dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado, dalla secondaria di primo alla secondaria di secondo grado e al termine della secondaria di secondo grado verso le vie di formazione o di vita che i nostri allievi prenderanno, c'è sempre un momento di congedo che in qualche misura è anche un equipaggiare i propri allievi perché possano ben gustare l'esperienza formativa con altri maestri. Ma in questo atteggiamento di Giovanni il Battista, che nel momento in cui incontra Gesù assieme ai propri discepoli li indirizza verso di lui, c'è credo qualcosa di più profondo. Se io come maestro conosco bene i miei allievi, in qualche modo so che cosa può essere meglio per loro e addirittura quindi per sviluppare le loro potenzialità, per sviluppare i loro talenti, oltre a sapere quello che potrei fare io, posso persin sapere, avendo più età, più esperienza, a chi indirizzarli, perché possano coltivare al meglio i loro talenti. Il maestro, vero, è uno che deve essere capace di fare questo, cioè in qualche modo che non tiene gli allievi per sé, non li seduce, cioè non li conduce semplicemente, puramente verso di sé, ma li conduce, li guida lungo un cammino, camminando con loro, verso una meta e anche verso la possibilità di nutrirsi alla mensa anche di altri maestri. Del resto Gesù stesso, che è il maestro per eccellenza, pur chiamando i discepoli e chiamandoli perché lo seguano, in realtà vuole essere seguito non per se stesso, ma per condurre i propri discepoli e condurre tutta l'umanità verso il Padre. Il Maestro conduce verso qualcosa di più grande e per questo è disposto anche ad affidare ad altri i propri stessi discepoli.